Ciao a tutti e bentornati sul canale Io Risparmio. Come sempre sono Pasquale, il vostro investitore e risparmiatore della Porta Accanto, e oggi vi porto una faccia che alcuni di voi già conosceranno, il famosissimo Domenico Doronzo, col quale abbiamo cominciato a collaborare un paio d'anni fa, ma che poi ha preso una strada importantissima. Adesso ne parliamo durante l'intervista. Prima di tutto, ciao Domenico, bentornato sul canale. Ciao, è assolutamente un grande piacere. Finalmente torniamo a fare qualcosa insieme, anzi, ne dovremmo fare di più. Quindi segniamocela come cosa da Infatti, è fare. scesa la lacrimuccia perché facevamo delle live assurde all'inizio della pandemia in cui si parlava delle migliorazioni in tutto il mondo, un sacco di argomenti. Peccato, però c'è sempre modo di ritornare a farle. Il motivo per il quale ti ho qui è perché, come dicevo prima, stai andando alla grande. In un commento, in un video, tu addirittura definito il Warren Buffett italiano perché vedo che stai macinando SRL su SRL, stai ampliando tantissimo il tuo business. Ne parliamo oggi. Parliamo soprattutto del fatto che tu ti stai concentrando molto tramite le tue aziende nell'investimento in Italia. Stai guardando molto meno all'estero, ti stai concentrando più su alcune tipologie di aziende in Italia e come lo stai facendo? Assolutamente sì, vabbè, non sono tutte queste grandi SRL, però stiamo cercando appunto di costruire qualcosa di utile. Infatti, come accennavi tu, io ho fatto tutto un percorso da lavoratore dipendente. Grazie a degli investimenti sono riuscito a raggiungere la mia libertà finanziaria, quindi mi sono riuscito a licenziare e ho la possibilità adesso di dedicarmi a quello che mi piace, alle mie passioni, alle mie attività. E quindi sto cercando in realtà di fare qualcosa di utile. E soprattutto per questo mi sono anche concentrato un po' di più sulle attività in Italia, quindi nell'investimento, nell'economia reale, nell'andare ad aiutare e supportare quelle che sono le aziende italiane, le aziende che ci circondano, che poi non sono nient'altro che le aziende che ci danno i posti di lavoro per noi, per i nostri figli. Quindi andare anche a investirci, a supportarle. Crea quello che a me piace definire quei circoli virtuosi, dove appunto si crea un nuovo lavoro per noi e per i nostri figli, quindi avremo più risparmi da investire, potremo ricontinuare ad investire nelle aziende italiane e queste continueranno a crescere. Quindi appunto sono dei circoli che poi man mano diventa come una valanga sempre più grande e fa bene anche al sistema paese. Ok, è che questo, diciamo, è quello che ci auguriamo tutti, perché l'Italia in questi ultimi periodi non se la sta vedendo bene, come vediamo, siamo a un limite, diciamo, delle nostre obbligazioni quasi a livello spazzatura, e per cui andare ad investire nel nostro territorio, aumentare la ricchezza delle piccole e medie aziende, può essere un modo per risollevare, diciamo, l'Italia dalle ceneri. Ma anche perché diciamo, parliamo sempre in maniera un po' anche negativa di quello che facciamo del nostro paese, però in realtà poi andando a vedere meglio nel dettaglio, ci sono tantissime realtà che sono delle perle, perché noi siamo molto spesso troppo focalizzati a vedere il mercato americano, Facebook, Amazon, Apple e così via. E quindi se andiamo a vedere, sono 20-30 aziende che monopolizzano l'attenzione di tutti quanti. È comunque legate a un mercato che non è il nostro, quindi andiamo a dare soldi a aziende che non sono le nostre. Mentre ci sono tantissime realtà locali che però magari hanno anche dei mercati internazionali che sono delle perle del nostro territorio e che danno anche come investitori dei ritorni molto importanti. Faccio solo un esempio. Nel portafoglio della nostra holding, una delle prime posizioni è per esempio Fope, che è un'azienda vicentina, piccolina anche se vogliamo, però è una nicchia del lusso, della gioielleria di alta gamma, che ha dato dei risultati come investimento fantastici. Abbiamo raddoppiato il nostro investimento nell'arco di un anno sostanzialmente. E diciamo, quindi sono risultati, se vogliamo, anche molto più alti, nonostante la crisi economica, il periodo che stiamo attraversando di quelli che hanno dato il mercato americano, con delle aziende locali, le aziende del territorio che però hanno magari il 50% del fatturato all'estero. Quindi sono realtà che sono già imposte, hanno già una loro leadership, che sia di prodotto o che sia tecnologica. Mi ricordo tra l'altro che Fope l'avevi già tanti anni fa, prima di iniziare il percorso YouTuber insieme a noi, per cui la conosci molto bene. Hai introdotto un argomento che è quello che insomma avrei introdotto a breve, cioè la holding. La holding si chiama New It.
di cosa si tratta? Sì, abbiamo creato, è stato uno dei primi progetti che è nato, quindi dopo che appunto ho lasciato il lavoro mi sono dedicato fondamentalmente poi alla comunicazione per quanto riguarda tutto l'ambito degli investimenti, e uno dei primi progetti che è nato è stato appunto questa holding di investimento NewIt, che è un po' l'abbreviativo di Nuova Italia, e fondamentalmente l'ho voluta creare proprio per questo, perché notavo anche da tutta l'attività sui social che appunto l'attenzione era focalizzata solo sul mercato americano e non c'era nessuno che parlava invece del mercato italiano. E quindi ho cominciato a fare magari le interviste agli amministratori delegati delle aziende del mercato italiano per farle conoscere, per capire, per portare anche delle professionalità nel mondo di YouTube, che molto spesso ci sono tanti fuffa guru, come ben sappiamo, e questo è stato molto apprezzato. È stata effettivamente una cosa nuova che nessuno proponeva, e come tutte le cose nuove magari c'è chi l'apprezza e chi no. È stato un lavoro comunque che abbiamo costruito, però poi mi sono chiesto: come facciamo ora a mettere effettivamente, a fare qualcosa di effettivo che vada a supportare l'economia reale, anche perché come investitore retail è comunque difficile cercare andare a investire, mi rendo conto, nell'economia italiana. Un esempio molto pratico: le stesse aziende che io appunto ospitavo gli amministratori, quindi del mercato ex AIM Italia, adesso Euronext Growth, magari avevano dei lotti minimi di acquisto, 3.000 euro, 5.000 euro di lotto minimo. Quindi è ovvio che per l'investitore retail diventa molto difficile avere una barriera di ingresso di questo tipo, o magari non nel mercato del private, quindi startup o private equity. È vero che noi abbiamo tante piattaforme oggi che ci permettono di investire in startup, Mama Crowd, CrowdFundMe, We Are Starting, tutte quelle che vogliamo, però è anche vero che poi, sempre come investitore retail, avere le competenze per andare a capire quale progetto sì, quale progetto no, può essere una cosa vantaggiosa oppure no, oppure come diversificare poi gli investimenti, diventa difficile. E quindi lì è nata l'idea di creare appunto questo veicolo, questa holding innovativa, poi, perché siamo certificati come azienda innovativa, a me piace definirla una holding 2.0, dove appunto l'investitore retail, andando con un solo veicolo, quindi diventando socio materialmente di un SRL, della nostra SRL, con un solo veicolo però aveva accesso a tutta una serie di investimenti altamente diversificati. In questo momento ne abbiamo più di 40, appunto diversificati in aziende quotate, medio-piccole, startup, private equity e debito alle imprese. Quindi sempre focus sulle aziende italiane, sulle eccellenze di cui parlavamo prima, però diciamo la facilità di avere un investimento unico, altamente diversificato, e quindi diciamo a supportare fondamentalmente l'investitore retail ad investire nel nostro paese, nell'Italia. E poi tra l'altro non solo c'è una grossa diversificazione, ma c'è anche un grosso vantaggio fiscale per chi diventa, diciamo, parte di NewIt, giusto? Questo vale in generale per tutte le startup innovative ed è una delle più belle leggi barra iniziative che secondo me lo Stato italiano ha fatto, proprio per dare il loro contributo a livello statale, nazionale, dico governativo, allo sviluppo delle piccole imprese. C'è una legge appunto che permette di detrarre o il 50% o il 30% del nostro investimento come detrazione IRPEF, se investiamo come privati o se investiamo come aziende va in deduzione fiscale. Per fare un esempio, investendo 10.000 euro tu ti porti a casa 3.000 euro di sconto sulle tasse sull'IRPEF da pagare, quindi come privato o come azienda 3.000 euro di deduzione fiscale che ti abbassano l'imponibile. E questo è, secondo me, un bellissimo aspetto, una bellissima iniziativa che lato investitore ti permette di avere subito un ritorno in un anno praticamente del 30% del tuo investimento, che nessun investimento al mondo dà un ritorno garantito, tra l'altro perché ce l'ho dallo Stato, di questo genere in un anno. Quindi tu parti già che il tuo investimento fa più 30 il primo anno, ti tornano indietro i soldi reali, il 30% del tuo investimento. Ti abbatte il rischio ovviamente, perché tu sei investito 10.000, siccome 3.000 te ne tornano indietro, la tua esposizione netta
rimane di 7.000, anche se il tuo guadagno è sempre su 10. Sì. Quindi comunque ti va sicuramente a ridurre un attimino il rischio. E poi il lato aziende ovviamente è ancora una cosa molto positiva, perché permette ovviamente più facilità nella raccolta dei capitali fondamentalmente da parte di tutto il crowd, tutti gli investitori retail, che è fondamentale, perché magari la banca non ti finanzia o perché comunque i fondi guardano determinati target, mentre il crowdfunding si è dimostrato, si sta dimostrando un'alternativa non solo credibile, ma necessaria per lo sviluppo delle aziende. E se una persona volesse investire in New It adesso, come potrebbe fare? Noi praticamente nella nostra attività è stato previsto un aumento di capitale ogni anno, proprio per dar modo agli investitori retail che volessero, diciamo, diventare i nostri soci, di entrare. Quindi tendenzialmente intorno a ottobre, novembre ogni anno facciamo appunto questa raccolta e permettiamo ai nuovi soci di entrare. Okay. In questo momento c'è una raccolta attiva, perché stiamo registrando proprio a novembre, sì. E quindi sarà aperta fino al 4 dicembre. La facciamo tramite la piattaforma pubblica che si chiama We Are Starting, però diciamo, chi eventualmente volesse maggiori informazioni comunque sul sito newit.online oppure officineinvestimenti.it trovate ovviamente tutte le informazioni, sia che riguardano il progetto specifico, quindi la holding New It, Officina Italia, sia poi ovviamente i vari link alla raccolta, e quindi diciamo capire come fare a diventare, okay, diventare soci. E per una persona che volesse investire, ovviamente c'è sempre il dubbio, quali sono i vantaggi e quali sono i rischi possibili legati a una tipologia di questo tipo di investimento, una startup innovativa? Ma secondo me è generico porre tutto sotto il cappello della startup innovativa, per diverse ragioni. Uno, perché abbiamo magari tutti in mente il classico detto che il 90% delle startup falliscono, che è uno di quei falsi miti che però continua a persistere. Abbiamo realizzato, mi ricordo qualche tempo fa, un video proprio su questo argomento con... Sì. Carlo Allivi, che è amministratore delegato di We Are Starting, dove dallo studio del Politecnico di Milano, che ogni anno fa uno studio sui risultati delle startup, fondamentalmente, si evince che non è assolutamente il 90% che fallisce, anzi è molto, molto, molto meno, e ovviamente il fatto di essere scremate anche magari queste startup da delle piattaforme di crowdfunding ti riduce ancora di più il tuo grado di rischio, la possibilità di incorrere in una startup che possa fallire. Fermo restando che il rischio ovviamente c'è, come tutti gli investimenti, però stiamo parlando di dimensioni completamente diverse. Non solo, nel nostro caso, come stavamo accennando, siamo altamente diversificati. Quindi abbiamo al nostro interno in questo momento più di 40 investimenti divisi in tre settori. Quindi, perché investiamo nelle aziende quotate, investiamo nel private e nelle startup, investiamo nel debito, e il fatto di essere così diversificati sia come asset class, quindi come tipologia di investimento, sia poi all'interno di avere un portafoglio per ognuna di queste tipologie, per esempio, è stato un grandissimo vantaggio quest'anno, nel 2022, dove tutto è andato male dal punto di vista economico-finanziario, i mercati hanno fatto meno 20. No, o stanno facendo ancora meno 20 a novembre. Noi, la nostra realtà New It è cresciuta invece del 14% in un anno così negativo. Quindi comunque una diversificazione, un portafoglio che si è dimostrato molto resiliente anche a queste condizioni di mercato o di inflazione. Quindi questo è un ottimo, diciamo, risultato, considerando che un po' tutti i listini mondiali da gennaio in poi hanno visto una discesa, come accennavi tu, in alcuni casi tipo il Nasdaq, che è andato anche sotto il 30-40%, sono in alcuni punti dell'anno. Quali sono i progetti che ha New It da adesso in poi? Perché tu dicevi poco fa che c'è una raccolta ogni anno, però c'è una roadmap piuttosto definita. Assolutamente sì, sia come sviluppo tecnologico, perché al nostro interno comunque sviluppiamo, abbiamo un lato anche di sviluppo software, sempre legato agli investimenti. In questo momento
diciamo, il primo piccolo gradino è stato quello di lanciare un'app che si chiama MoneyPlan, che è appunto all'interno di questo progetto, che è un'app di gestione del budget familiare, che è disponibile in maniera completamente gratuita sia per Apple sia per Android. Però quindi sicuramente seguiamo questo filone, quindi continuiamo a sviluppare quello che serve poi per gestire i nostri investimenti e creare i portafogli. E poi c'è ovviamente un'altra parte di allargamento di quella che è la possibilità di investimenti. Ci sono diverse alternative in ballo per il 2023, quindi vorremmo aumentare e rafforzare la nostra presenza nel mercato degli NPL, che sono i non performing loan, i crediti deteriorati sostanzialmente, dove attualmente abbiamo una posizione, partecipiamo a un'azienda che investe in questo settore, ma vorremmo fare un discorso molto più ampio e più complesso. E vorremmo aggiungere anche una gamba nel settore immobiliare, quindi che possa essere sia una parte che magari prevede delle operazioni come acquisto, ristrutturazione e vendita, che in questo momento facciamo, ma non sono all'interno della holding, e sia un altro ramo che eventualmente invece faccia, per esempio, acquisto e messa a reddito. Anche questa è un'attività che già facciamo, ho creato personalmente, in questo caso, una SRL che fa questa attività qui, però non è all'interno della holding, quindi vorremmo, implementarla. Questi sono i punti principali di sviluppo per il 2023. Quindi praticamente ti stai mettendo le basi per farti un REIT buono italiano, se ho capito bene. Non solo, cioè, l'idea è proprio quella, cioè di avere un contenitore, un veicolo che sia professionale e che sia completo. Completo appunto andando a avere una presenza in tanti, non dico tutti, ma in tanti settori di investimento, quindi dall'immobiliare all'NPL, all'azionario, alle start-up, al debito. Quindi se riusciamo già a creare una struttura di questo genere, già siamo altamente diversificati, quindi questo ci dà la resilienza di cui parlavamo prima, ma poi in maniera professionale, che è imprescindibile, perché è inutile andare a mettersi in settori dove non si ha competenza, dove non riesci a gestire quello che è il tuo investimento. Quindi noi per ogni settore di investimento in questo momento abbiamo un advisor che ci accompagna, è partner di NewIt Officina Italia. Quindi abbiamo per esempio Up Capital, che è il nostro advisor per il quotato. Abbiamo la stessa We Are Starting, che è il nostro partner per il private e le startup. Abbiamo EventFi, che è il nostro partner per il debito. Così adesso per gli altri, per gli NPL, per l'immobiliare, e poi anche c'è un eventuale terzo progetto, ci sarà un partner dedicato che quindi ha la professionalità verticale su quella specifica area di competenza. E questo per me è un grandissimo vantaggio, perché l'investitore retail, che appunto partecipa come socio alla holding, fondamentalmente sa che per ogni settore c'è una professionalità molto marcata, molto spinta, e quindi sa che appunto diciamo, gli asset della società vengono gestiti. Non vogliamo dire per forza al meglio, ma sicuramente in maniera Beh, professionale. sicuramente delighi a persone che fanno quel tipo di attività di mestiere, per cui ne sanno molto, sono esperti, sanno come muoversi e sanno tutti i trucchi del mestiere. Sì, perché diciamo, ovviamente una persona non potrebbe occuparsi di tutto, essere esperto di tutto. Io sono sempre dell'idea che ognuno deve fare il suo lavoro, e quindi per avere diverse aree di interesse è ovvio che devi avere un partner verticale su quella specifica area, hai bisogno di una professionalità che sia verticale. Capisco. Beh, perfetto, diciamo che un po' io ho le idee più chiare adesso, anche perché, come ti avevo anticipato un po' prima di questa intervista, avevo intenzione di andare a metterci il mio gettoncino in We Are Starting per andare a diventare parte del progetto. Adesso sono ancora più convinto, diciamo, dell'iniziativa e della professionalità di tutto il team che c'è dietro. Ovviamente per È chi un volesse grandissimo onore avere un avere. investitore come te, tra Ti l'altro, riconoscimento di un ringrazio. investitore come te. Ti ringrazio.
Più che altro poi per chi volesse approfondire lascerò al di sotto del video il link sia di New It sia di Officine Investimenti ma anche poi il link di We Are Starting nel caso in cui vogliate andare a studiarvi tutta quella che è la documentazione relativa a possibile investimento in New It perché ovviamente ogni volta che si va, come diceva anche Domenico, c'è una due diligence di un certo livello, vengono fatte delle analisi di un certo tipo e c'è una documentazione obbligatoria proprio per andare a constatare la compattezza e la solidità dell'azienda che poi si andrà a finanziare. Per cui vi lascio tutti i link qui sotto. Non mi resta altro che ringraziare Domenico per essere stato qui con me oggi, perché è tanto tempo che volevo rivederlo, almeno in video. Oggi sono Grazie riuscito, poi un giorno ci rivedremo di persona, spero, tanto non siamo distanti. Io l'invito che faccio è ovviamente dopo questa chiacchierata, bellissima chiacchierata che ci siamo fatti è non per forza centrale solo appunto sul progetto che è New It Officine Italia, ma in generale l'invito a tutti gli investitori è andiamo a rivalutare quella che è la realtà del nostro territorio, le aziende del nostro territorio, perché ci sono tante eccellenze, ci sono tante realtà in cui possiamo investire. E investendo non solo abbiamo il ritorno come investitori, ma stiamo crescendo come sistema paese. Quindi è un'area, un settore di investimento dove in pochissimi parlano, in pochissimi si occupano di investire in Italia, ma invece ne abbiamo un grandissimo, grandissimo E bisogno. purtroppo molti di quelli che ne parlano parlano sempre delle solite aziende del FTSE MIB, quelle grandi, che però alla fine di economia vera forse neanche la sentono, o comunque non portano tutti quei vantaggi all'economia reale come le potrebbero portare le piccole e medie aziende quotate. Sono aziende grandi appunto di settori specifici, molto spesso bancari e energetici, Sì. e mentre dietro all'indice principale italiano c'è un mondo di competenza, un mondo di professionalità, tanti leader mondiali, mi viene così su due piedi, Technogym, Amplifon, Campari, quelle più grandi e più note Sì. magari anche per le marchi, ma poi tutte queste anche meno note, abbiamo nominato Vube, possiamo nominare Viso, possiamo nominare Finlogic, sono tantissime realtà che stanno crescendo, stanno dando grandi risultati agli investitori e sono belle realtà italiane sulle quali possiamo investire e appunto ci guadagniamo tutti. E sono pienamente d'accordo su di questo. Grazie ancora Domenico per essere stato qui con me oggi. Vi ricordo che Domenico ha anche un canale YouTube nel quale vengono pubblicati contenuti settimanalmente, sia lui stesso ma anche Daniele che collabora con te per il canale YouTube, per cui andate a iscrivervi e andate a controllare il suo canale e iscrivetevi al mio ovviamente perché io sono qui. Grazie a tutti quanti per essere Grazie Pasquale, alla grazie a prossima. te. Grazie a tutti quanti per essere stati con noi oggi e buon proseguimento. A presto. Ciao. Ciao.